aprile, everybody! Incredibile, signore. Amici, incredibile. La 13ª puntata della 3ª edizione di Piazza Alta su Radio F. E questo è ancora più inspiegabile, Enzo. Il fatto che il problema si ripete reiteratamente di anno in anno. Settimanalmente, esatto. Con cadenza settimanale. Questa è Piazza Alta, inizia... Lo so, lo dico sempre, ma mi piace pensare che il sia un weekend. Un fantastico weekend di Piazza Alta. Inizia male, però poi prosegue molto bene. Sta crescendo, crescendo Rossignano. È una domenica ancora di più. E stasera abbiamo degli ospiti fantasmagorici. Ma di questo ne parliamo un'altra volta. Cioè, facciamo un po' di musica. In un altro intervento. Salutiamo Simone. Simone. Ovviamente va ad omaggiare un grande che ci ha lasciato in questi giorni. Sono stato triste? Un po', ma... poc'anzi siamo qui in a parlare compagnia dei nostri amici del Serapino. Il Serapino di Civitella in Val di Chiana. Civitella in Val di Chiana, che tra l'altro pare che sia, vi do una curiosità che voi non saprete, è il comune più esteso in termini di lettere d'Italia. È in assoluto il più lungo. Io è una curiosità. E con questo finisce Piazza. Ci vediamo venerdì prossimo. Tutti così. Allora, io vorrei iniziare a parlare un po' del Serapino. Ora sto tutta la sera con te. No, ma te lo do per certo. Era su... Bravo, su Wikipedia. Bravo. No, era su una domanda enigmistica. E invece siamo qui per parlare con Balon Marco, Corradeschi Fabio e Tiezio Daniele del Serapino. Il Serapino... Quante cose ci sarebbero da dire sul Serapino? Io quasi punte, però sicuramente chi è il primo che ci vuole cominciare a introdurre questa manifestazione? Che io posso, sono convinto. Provare a cominciare. Allora, Daniele, allora intanto facciamo così per capirci. Molto probabilmente alcuni di quelli che ci ascoltano non hanno idea di che cosa stiamo parlando. Così che facciamogli capire proprio in che mondo entriamo. Ok. Cos'è il Serapino? Ok, allora iniziamo dall'impronta, è quella del Saracino, naturalmente. Quindi e lo richiama il nome, esatto. Esatto, quindi si parla di un muratto, della lancia e dei cavalieri. E qui arriva invece la genialità. Esatto, arriva la genialità, la sorpresa, diciamo, il tocco di modernità, che è l'ape, che rappresenta al posto del cavallo, che non a caso si chiama lo cavallo d'acciaio in termine, in termine tecnico. E questa è la manifestazione che è nata nel 2011, rinata, diciamo, da quelle che erano le ceneri di una vecchia manifestazione che veniva già fatta negli anni 50, senza lo spirito di competizione che c'è oggi, nel quale quattro rioni si sfidano. Al tempo veniva fatta così, in modo molto goliardico, tra le persone del paese, che così una tantum durante gli anni si ritrovavano per questo evento così folcloristico. Sapreste dirmi comunque chi è che ha avuto la prima volta l'idea? Si perde la notte nei tempi, tant'è che ci sono alcune, diciamo, cosiddette teorie che richiamano al Serapino prima ancora della guerra, quindi anteguerra. Però non abbiamo naturalmente notizie certe di questo, è soltanto abbiamo alcune indicazioni e delle fotografie naturalmente degli anni 50, a ricordo di quelli che sono stati gli eventi degli anni 50 e 60. Insomma, quindi collocabile tra il Big Bang e la e oggi. Diciamo che su qua giù abbiamo dato una connotazione temporale alla manifestazione piuttosto ampia. Venire un po' ai nostri giorni. Però qualcuno potrebbe andare. E spieghiamo quindi, le origini abbiamo detto erano più che altro goliardi, che tanto per stare una giornata insieme o qualcosa del genere, mentre oggi come funziona? Intanto hai parlato di una gara, quindi tra rioni. Esatto, rioni. Ecco, i rioni, scusa Enzo, volevo capire subito, questi rioni come vengono divisi? Per appartenenza, per territorio, allora, per cuore o simpatia? Anche questo è molto interessante perché... se è interessante la domanda la faccio rifare Enzo. Ecco, questi rioni come vengono eccetera eccetera? Allora, l'aspetto interessante è che questa suddivisione del paese in rioni era risalente a questo periodo, diciamo, probabilmente degli anni 50 e 60, ma non sappiamo bene da chi era stata fatta e soprattutto per quale scopo, proprio perché nel Saracino, insomma, Saracino che si voglia, del tempo, non c'erano i rioni, appunto, questa suddivisione, quindi questa suddivisione in realtà non sappiamo bene per quale motivo sia poi stata uscita fuori, da come è uscita fuori, però abbiamo
anche i colori stessi erano già, insomma, in qualche modo... Cioè, voi ve li siete ritrovati? Ve li siamo ritrovati. Cioè, siamo quanti ritrovati. Sono i rioni? Ecco, ora diteci quanti sono, come sono, si chiamano e i colori. Ok, allora, i rioni sono quattro, e sono San Francesco, La Torre, Porta Retina, Porta Senese. Scusa, ogni tanto Marcello anche... all'antistress, capito? C'è il nostro maialino di da compagnia. Allora, ridiciamoli, scusate. Ok, allora, San Francesco, Porta Retina, Porta Senese, La Torre. Ecco, Porta Retina e Porta Senese potrei anche immaginare che danno su, esatto, le rispettive strade, esatto, che portano a Siena o ad Arezzo, immagino. La Torre credo che ci potrebbe essere... C'è la Torre. San Francesco richiama la zona di San Francesco, via San Francesco, okay, ed è la zona dove c'è la chiesa, la statua di San Francesco. E... Perfetto. Si dice in San Francesco. In San Francesco. È una parte determinata. E i colori di queste quattro contrade? Allora, rosso-blu sono San Francesco, giallo-nero Porta Retina, bianco-verde Porta Senese e la Torre rossa-nero. Perfetto, io direi che abbiamo dato, Marcello, correggimi se sbaglio, non lo fare, diciamo che abbiamo dato una idea molto generale, molto generale, però sappiamo, sì, intanto dove siamo. Abbiamo fatto una collocazione storica. Temporale un po' vaga, ma insomma. E però abbiamo capito che ci sono, sì, quattro rioni che si contendono un ambito. Che cosa? Che cos'è il premio, allora, che viene? Il premio, sulla falsa riga di quello che è il Saracino di Arezzo, è la lancia d'oro che da noi si chiama il Retribuet. Scusa. Questa... E qui farei una puntata a parte. Perché? Cos'è? Cioè, perché il Retribuet? Mi richiama qualcosa di francese. Richiama qualcosa di latino. Latino. Ci siamo, ma volevi fare il bravo? Francese, mi viene richiamato il latino, bravo. La langue d'oc. Ci siamo inventati questo termine. Che bravo, io vengo a stare a Civitelli. Così come ci siamo inventati tantissimi altri termini. Di cui poi parleremo, assolutamente, perché qui c'è un glossario, ma non ci bruciamo assolutamente, okay, quello che abbiamo da dire. E comunque, cioè, e quindi inventarlo proprio di sana pianta o c'è una... No, è di sana pianta, è inventato di sana pianta, semplicemente volevamo dargli una connotazione più antica, latina, e ci siamo che trovati... Bello, diversa la lancia d'oro. Una sporca imitazione. Siete meravigliosi. Simo, mi dispiace, devi mettere un po' di musica, pazienza. Breve, quella breve. Ma bando alle ciance, continuiamo. Torniamo a parlare al Sarapino. Una delle trasmissioni più avvincenti da quando Marcello è tornato in sé. No, a parte le battute, stavamo parlando con i nostri amici, ricordiamo i nomi, con Marco Balò, Fabio Coradeschi e Daniele Tiezzi, stavamo parlando del Sarapino. Abbiamo iniziato a capire che si svolge a giugno, che sono quattro rioni, eccetera, eccetera. Adesso... E la cosa si fa sempre più interessante perché cominciamo a entrare nel tecnico, proprio nel dettaglio della manifestazione e di come la tenzone, la singolare tenzone si svolge. Allora, tanto per avere un riferimento, si rifanno al Saracino, ma la cosa meravigliosa è che al posto del cavallo c'è un'ape proprio. Marco, di che cilindrata si parla? Un'ape 50, riconosciuto. Quindi voglio dire anche con calma, nel senso, un'ape 50 non è che fa 150, insomma, tanto per... Quindi, ecco, ma l'ape com'è? Sarà, immagino sia tutta addobbata, adornata? Lo cavallo d'acciaio. La mala bestia, direbbe qualcuno. Direbbe altri. E quindi, diciamo che è addobbata con delle stoffe, ricoperta, diciamo. Ma questa è di proprietà, per esempio, del Sarapino? Del comitato del Sarapino. Quindi questa viene usata... Due api. Una di riserva. Perché voi... si dice correte, no? Come si dice in questo caso? Sì, cioè, la carriera viene svolta da tutti i rioni con un'unica ape? Con un'unica ape, tre carriere per rione. E sono tre... Allora, ora entriamo nel... tre carriere per rione. Queste tre carriere, perché a differenza di il Saracino c'è solo un cavaliere, invece qui abbiamo l'autista dell'ape... Che si chiama? Sterzatore. Potevi farlo in francese, però anche Sterzer. Lo sterzatore. C'è mentre chi è sopra con la lancia? Cavaliere. Il cavaliere. Perfetto. Avendo tre carriere, avete tre sterzatori e tre cavalieri? O ogni rione ha uno sterzatore? Uno sterzatore è sempre il solito per ogni rione. Però i cavalieri sono tre per rione. Sono tre per rione. Ovviamente tirano in maniera alternata, non consecutivamente. Cioè, non lo stesso. Sì, certo. Fate una carriera e poi la seconda la fa l'altro cavaliere. Partono tutti e quattro i rioni con il primo cavaliere, poi partono i secondi, certo, e poi i terzi. E l'obiettivo qual è? Colpire i cinque. Colpire i cinque, cioè un buratto. C'è il buratto e il tabellone. Buratto, sì. Che ha il suo tabellone sul tabellone braccio. Che è simile a quello di Arezzo, ma non è uguale, non l'abbiamo cambiato.
Bisogna colpire il vostro cinque. Mi sembra che ha i colori e i capelli castani. Bisogna colpire il 5, ovviamente. Dobbiamo fare più punti. Più punti. Esatto. Oh, ecco, quindi diciamo c'è la carriera che inizia con il cavaliere, lo sterzatore che guida, che prende velocità, e il cavaliere che punta il centro del tabellone. Ci prova, ci prova. Però che succede? Deve mantenere una certa velocità. Ecco, ci parlavate fuori onda di una cosa caratteristica, di fotocellule stavate parlando. Spiegateci meglio. Sì, c'è un cronometrista ufficiale che viene appunto chiamato... Della Federazione Italiana Cronometristi? Sì, sì, sì. Sì. Sì, lo chiamiamo per tre prove, diciamo, fuori gara, per le ultime tre prove. La provaccia e poi il giorno del Sarapino, proprio per cronometrare i tempi. Ci sono delle fotocellule che ora non mi ricordo la distanza, ma comunque c'è una distanza ben precisa che nel passaggio dell'ape dà un tempo che... E quindi ha una velocità minima. Cioè, ci deve essere una velocità che non sia inferiore a... Esatto. Il tempo, diciamo, di percorrenza da una fotocellula all'altra non deve essere superiore a un tempo stabilito che sono 2 secondi e 80. E che vuol dire che stiamo mantenendo almeno una certa velocità. Questo perché altrimenti chi si avvicina al buratto, se va troppo piano, è più facilitato a colpirlo. Se non succede questo, la carriera viene annullata. Viene annullata, ma nel senso che non la ripete. No, zero. Ovviamente le lance sono lance tipo quelle del Saracino, né più né meno. Sì, sono le lance vere. E si possono spezzare? Si possono spezzare, se si spezzano si raddoppia il punteggio come al Saracino d'Arezzo. Però, contrariamente, che succede ad Arezzo, il rione è responsabile in qualche modo e deve ripagare la lancia. Quindi non sai se essere contento oppure esatto, no. Esatto, però perché diciamo che sei contento perché vinci e per ripaghi quelle 50, 60, 70 euro di lancia che ne vale la pena. Per una vittoria. La lancia deve rimanere in pugno però, perché sia valido il punteggio e il raddoppio chiaramente. Ecco, dunque, immagino, ho visto che il cavaliere ha un abbigliamento particolare, medievale. Sì. Lo sterziere, sterzatore invece no, è considerato un cavaliere a tutti gli effetti anche lo sterzatore, quindi ha lo stesso abito del cavaliere. Che spettacolo. Comunque tutti i figuranti sono figuranti come costumi medievali. E infatti volevo fare un passo indietro, se lo vuoi dire tu. Anche perché prima della gara vera e propria c'è tutta una cerimonia in costume. Ci volete dire qualcosa? Cioè, quando inizia la manifestazione? Cioè, non è solo il giorno della gara, la domenica, oppure no? Inizia prima, con la provaccia, diciamo. Esatto, infatti parlavi di prove e provacce, raccontateci un po'. La settimana prima inizia con la provaccia. La provaccia funziona come funziona a Saracino, cioè i rioni provano, e quindi è una gara vera e propria, ovviamente non vestiti, non in alto uniforme. E niente, chi vince la provaccia praticamente è quello che poi potrebbe vincere, se la domenica successiva per cause di forza maggiore, vuoi il tempo, vuoi il Sarapino, non si corre, chi ha vinto la provaccia vince il Sarapino. Ah, quindi perché diventerebbe un po' problematica rifarla un'altra settimana, spostare, non abbiamo mezzi. Certo, quindi diventa molto importante. Quindi diventa molto importante. Poi c'è il venerdì, precedente alla manifestazione, la scena pubblicizzatoria. Okay. Che è la cosa forse più importante che a noi ci interessa di più. Io tra l'altro si svolge nel castello di Civitella di sera, praticamente i rioni tutti insieme, cioè noi non facciamo 4 scene di rio, 4 scene provinzatori, facciamo un'unica scena con tutti i rioni al completo. Tra l'altro ho avuto la fortuna un anno di partecipare proprio alla scena. La location è bellissima, perché all'interno del castello d'estate è veramente bello. E poi forse una cosa anche questa fuori un po' dagli schemi, i 4 rioni sono tutti insieme che festeggiano. Forse da altre parti perché è inspiegabile questa cosa in generale, che ci sia equilibrio e fraternità nell'organizzazione. Volevo fare un'altra domanda a proposito di prove e provacce. No, ok, la provaccia è la settimana prima, quindi vi mettete lì, ma precedentemente avete occasione di fare ancora prove? Cioè, come lo individuate il cavaliere bravo? Fate delle prove anche segrete da altre parti? Sì, infatti qui prima quando parlavo del cronometrista ufficiale ho detto che si faceva delle ultime 3 prove, perché comunque le prove si fanno tutto l'anno, da gennaio in poi almeno una prova al mese viene fatta. Sempre nello stesso luogo? Sì, si viene chiusa la piazza, abbiamo chiaramente i permessi,
chiudiamo la piazza e facciamo 4 ore di prove, un'ora a Rione. Immaginati un turista arriva a Civitella, la città, e poi passa questo colà. Molto spesso ci sono turisti che fotografano perché portiamo in piazza il curato ufficiale, quindi non allestiamo totalmente la lizza, però diciamo gran parte si riformula tutta. E in quell'occasione niente, facciamo le prove, il capitano, perché la formazione di Rione è infatti dal capitano che appunto dirige in tutto e per tutto il Rione, e dopo c'è i 5 cavalieri, perché uno è lo sterzatore, uno è la riserva e 3 sono gli ufficiali, poi c'è la dama, un paggetto e 4 armati che fanno la sfilata. Perfetto. Tamburino. Fermiamoci un attimo qui, qua, perché ci siamo fatti prendere, ma era normale. Abbiamo la reclame? Così. No, non Simone ci fa cenno che è il momento di ascoltare. Ah, questo è bello. Non te lo posso dire. Può piacermi? Ti piacerà sicuramente. Radio F 22:39 minuti, Piazza Alta, ovviamente. 22 aprile. 22 aprile, ricordiamo la nostra pagina Facebook, anzi le nostre pagine Facebook, quella di Radio F, certo, e quella di Piazza Alta, dove poi troverete anche il podcast di questa trasmissione. Ma siamo qui a parlare del Sarapino con i nostri amici, i nostri ospiti, Daniele, Marco e Fabio, ormai non dico nemmeno più i cognomi, siamo in famiglia, e stavamo parlando un po' di tutte le cose inerenti al Sarapino, che sono affascinanti, soprattutto per chi ne sa poco, e veramente ci sono cose molto divertenti. Ricordiamo come poter scoprire ancora meglio la vostra manifestazione tramite le vostre pagine Facebook, sono 2 praticamente, se lo volete. Ma il Sarapino oppure Guglielmino dei Robertini? Anche questo. Tra l'altro voglio dare un input che secondo me è importante, perché a me è anche servito per farmi un'idea. Su internet ci sono anche dei video che possono essere visionati e che ci danno anche un'idea di quello che è il Sarapino, di quella che è la singola attenzione. Tra l'altro io sono rimasto affascinato di una cosa e vi faccio subito questa domanda, perché c'è un personaggio che a me ha affascinato, che è chi declama praticamente il punteggio che il cavaliere ha ottenuto dopo la sua carriera. L'Araldo. Che funzione ha l'Araldo? Siamo rimasti sul classico. Sì, esatto. Okay. Però ha un fascino importante. No, non si scopre niente di nuovo perché c'è una calarezza. Ma quando le cose sono fatte bene. Sì. Perché abbiamo preso il meglio un po' da quello, un po' dall'altro, un po' dal palio. Ma oltre all'Araldo, che adesso ce ne parlerai, ci sono poi dopo, ho capito, altri personaggi molto importanti per la buona riuscita della manifestazione. Iniziamo dall'Araldo. Cosa fa l'Araldo? Beh, l'Araldo è quello che annuncia le carriere, le rioni, è quello che legge il punteggio, è quello che in caso di contestazioni, in caso di problematiche, in caso di penalità, appunto, informa, diciamo. Ma ecco, lui ha la funzione di giudice? No, lui semplicemente prende dai giudici quello che viene stabilito dai giudici, lo riporta, insomma. E quindi avete dei giudici? Abbiamo 3 giudici, più ci sono i giudici di linea che sono quelli a terra, diciamo, perché questi giudici sono sul terrazzino da dove appunto l'Araldo declama poi il punteggio. E quindi ce ne sono vari, insomma, i giudici, diciamo, sul terrazzino sono quelli che giudicano il tabellone. Ah, una volta che viene colpito prendono la misurazione, esatto. Quindi. Ecco, loro sono sempre di Civitella o sono persone? Sono persone esterne la maggior parte delle volte, no? Sì, possono cambiare, ma però di solito ormai sono 2 anni che sono sempre esterni del paese. E volevo fare un passo indietro, poi dopo puoi fare tutto ciò che grazie vuoi. Marcello, avevamo detto, no, volevo fare questa domanda perché le pagine sono 2, abbiamo detto una è Sarapino, le pagine Facebook Sarapino e Saracino Colape, oppure Guglielmino Ubertini. Perché? Perché è stato un vescovo di Civitella. Ah, ecco, no, perché io... Anticamente Civitella si chiamava Civitella del Vescovo. Perché aveva avuto un vescovo? Perché c'era la sede vescovile nel castello. Ah, ok. Qui si parla comunque del periodo del Medioevo. 1100. Quasi 1500. Lo volevi dire, ma te l'ho detto. Esatto. No, perché ormai lo conosco. Non a caso, nella sfilata c'è il vescovo. C'è il vescovo. Ah, ecco, vedi. Vescovo bocca torta. Altro personaggio realmente esistito, non ci siamo inventati niente. Magister Rhaenerus, altro personaggio realmente esistito, insomma, che hanno fatto parte della storia del paese di Civitella e che hanno avuto un'autorità anche fuori dalle mura del paese. Tra l'altro, prego, abbiamo il famiglio chiaramente che si occupa del murato,
quindi del posizionamento del buratto, della targa, del cartellone che viene messo, il cioè il famiglio. famiglio. Come ci sarà di Arezzo, ce n'hanno due perché hanno bisogno della carica. Noi non abbiamo il burattino con la la carica, famosa famiglia allargata. La famiglia allargata, sì. Il famiglio allargato. No, tra l'altro, tutto quello che ci state dicendo, avete avuto anche la bravura, a mio modesto parere, di riportarlo in varie, chiamiamole brochure o comunque Guide, guide, pubblicazioni. pubblicazioni. Io ho fatto anche, abbiamo postato adesso su Facebook la foto, di una prima pagina di una di queste pubblicazioni. Ma dove spiegate perfettamente quello che succede, anche con un'ottima grafica, così almeno facciamo contento Marco che la cura. E una cosa bellissima che La guida abbiamo, sarà più. ecco, la guida Sarapina, e in questa guida, tra le altre cose, c'è il glossario del Sarapino. Se, Però Enzo, per chiudere proprio l'argomento non lo dei chiudiamo. personaggi che ruotano intorno e che hanno la loro importanza, perché si dimentica spesso il mezzo sul quale il cavaliere fa la sua carriera, Assolutamente. no? In questo caso abbiamo l'ape, ma anche l'ape ha le sue necessità, Bravo Marci. ha i suoi bisogni. Da chi viene curata e seguita durante tutta l'annata l'ape? Dalla Pieri. Dalla Pieri. Ora, dire Ma perché è più fresca la Pierre? Durante l'annata. E la Piscalco. E la Piscalco. Anche la Piscalco, secondo me, Guarda che meriterebbe di venire solo a vederlo per conoscere la stringere la mano alla alla Piscalco. Cioè, e cosa fanno? Spieghiamo in poche parole a Pierre e a Piscalco La la differenza. differenza. Praticamente la Piscalco sarebbe quello che, diciamo, aggiusta, cura l'ape durante l'anno, perché l'ape ha bisogno di essere Nelle varie stagioni, certo, riguardata, sì. cioè, deve Ha bisogno della miscela. essere in funzione, ovviamente. Dopo il Che poi Sarafino gli guarda, dai ricostituenti. scusa, mi è venuta una, la devo dire. Tra l'altro, tutta questa differenza non c'è perché sia il cavallo che l'ape vanno con la miscela. Ecco, Quindi la miscela, la biada dell'ape, com'è? È una miscela Cioè, particolare. è al 2, è al 2. Questo volevo Questo voleva Ma sapere. sono previsti anche dei controlli Ma non perché l'ape è una sola per tutti i anti-ottani, topi. anti-ottani? No, perché l'altro l'ape è una sola, quindi Ah, va bene, è uguale per tutti. Beh, è uguale per tutti. E invece dicevamo, la Piscalco fa questo, invece la Pierre è quello che la giornata della È in gara. piazza, vestito in costume e si occupa del posizionamento dell'ape, aiuta, diciamo, il cavaliere a agganciarsi con la cintura, perché chiaramente abbiamo delle sicurezze da rispettare. L'ape ha un roll bar che ce l'abbiamo dovuto costruire, perché Per la chiaramente sicurezza del cavaliere. per la Tra sicurezza. A l'altro, proposito di la Pierre, questo, scusa, dico questa sciocchezza, ma qua, durante la scena fa anche le pubbliche relazioni, no? La Pierre. Sì. Ma non sapevo, scusate, Bellino, d'altronde, no, ma stasera l'ha detto poche, tra l'altro, rispetto alla media Non mi sua, date, non mi ci fate vuole, parlare. ci Non mi vuole, fate ci vuole. però volevo dire, poi dopo arriviamo a quello che avevo anticipato, il glossario, voi, anche voi tre, che siete qui ospiti, avete dei compiti, avevamo accennato, il custode, Fabio, Sì. che Ma cosa io fai? mi occupo, diciamo, delle stanze, delle nostre stanze. Che si trovano nel palazzo museale, dove c'è sia la pinacoteca sia la sala della memoria. Abbiamo noi due stanze: una è la legnaia, che è la nostra sede, dove facciamo riunioni, eccetera, eccetera, e un'altra è la sala delle lance, dove abbiamo tutti i costumi e tutte le lance. In qualità di Sia custode ha anche le chiavi, allora. Cioè, sì, le chiavi ce le abbiamo tutte, dai, le chiavi ce le abbiamo tutte. Io, diciamo, sono il responsabile e basta. E di quale rione sei? Io sono del rione della Torre, Della che Torre. quest'anno però non sono un po' uscito, faccio una nuova figura che ancora non è nelle guide, No, è il giullare. Ecco, Si chiama il il giullino. giullino. Cioè, te sarai il giullare del Io sarò il Sarapino. giullare del Quindi il Sarapino è anche in divenire. Certo. Si scopre. Tra Certo. l'altro, Secoli e secoli. so che stiamo sforando tutto, Simo, ma non importa, andiamo ancora avanti. Quello che sto notando è che la fantasia non vi Non manca e la voglia di manca. divertirvi No, nemmeno, neanche. perché state trovando delle cose meravigliose. Mentre Marco, tu che ruolo hai? Sono il referente. Quindi, detta, Tutto diciamo. e niente. No, non è vero, fai modesto, ma da quello mi giungono voci che sarebbe l'equivalente del Sì, va presidente. bene, ma Certo, perché il ce lo presidente. siamo dati all'interno del comitato per avere una figura che perlomeno possa parlare e interagire con il rione, con il Giusto. riferimento, Però ma non. ho visto delle foto in cui non sei solo No, sono referente. anche il cavaliere del rione di San Francesco. Attualmente? Attualmente, sì. Ok. E Io infine, anche.
Sei cavalieri? Siamo nello stesso rione, sì. Ah, cavalieri, cavalieri. Cioè abbiamo due cavalieri, E che hanno vinto due lance d'oro su quattro, quindi sono memori. Conta tutto, ma ti faccio notare, Enzo, che abbiamo i cavalieri, ma noi siamo fermiamoci qui, me lo segno, due lance d'oro. Simo, andiamo con un brano e ma poi su questo lo sorvoliamo. Non c'è bisogno di finalmente un po' di rivalità, dopo voglio sapere del palmarès. Assolutamente, assolutamente. Siamo arrivati purtroppo alla fine. Vogliamo dare, Enzo, l'appuntamento lo abbiamo dato, no? Ma c'è un programma ben preciso. Sarapino il 12 giugno, c'è la gara e tutto quanto, ma inizia tutto qualche giorno prima. Qualche giorno prima. Il venerdì 10 giugno ci sarà la cena propiziatoria e mi fa piacere dirla questa cosa, dare questo appuntamento, perché dove si mangia di solito si sta anche bene. Anche si vede. E ci si diverte. E ci sarà anche la presentazione del Retribue. Ecco, l'ho detto bene. Quindi, come avevamo detto prima, invece, scusa, no, appunto, la scena in cui tutti e quattro i rioni si incontrano e fanno questa scena. E questa scena che è fatta tutti insieme ci dà spunto anche, so che a questa cosa ci tengono molto i nostri ospiti, per dire qualche cosa relativamente alla manifestazione come momento di aggregazione. Vero Marco? Sì, perché questa manifestazione ci è servita soprattutto a noi per, diciamo, ricompattare il paese. Ma non perché era diviso, ma perché a Civitella siamo pochi e questa manifestazione ci ha dato l'opportunità di essere ancora più uniti e senza rivalità e senza... Cioè noi diciamo sempre vinca il Sarapino, chi vince, l'importante è che la manifestazione venga bene e che noi siamo soddisfatti di questo soprattutto. Bellissimo. Siamo stati aiutati da tutti, dalla popolazione, ci dà una mano in tutto e per tutto, la Proloco, quindi siamo contenti per questo soprattutto. Molto bello. Molto bello. C'è il coinvolgimento di tutto il paese, senza questo coinvolgimento non si riuscirebbe a fare tutta la manifestazione, insomma. E questo veramente molto bello. La scena propiziatoria ricordiamo che invece è aperta a tutti, naturalmente. Basta prenotarsi. Cioè, andare sulle pagine Facebook di cui abbiamo parlato prima e che poi rimetteremo anche sulla nostra pagina Facebook. Il sabato 11 giugno è previsto un banchetto del Cavaliere e qui si riconferma quello che dicevo. Ci ritroviamo a tavola. Volevi dire qualcosa? Sì, no, praticamente lì ci sarà il sabato, quest'anno ci sarà l'estrazione delle carriere, quest'anno avverrà di sabato, il sabato sera, nella piazza principale del paese, alle 21.30. Prima ovviamente ci sarà uno stand gastronomico, con specialità, eccetera, eccetera, ma venite e le scoprirete. Bravo. Una mini sfilata, ci sarà una mini sfilata dei rioni e varie figure, Giullino e tante sorprese. Bene. Domenica 12 giugno invece è la giornata vera e propria dove c'è l'evento, inizia presto la mattina verso le 10, indovinate un po', con l'apertura dello stand gastronomico. Però subito dopo c'è la benedizione della giostra verso le 11 e poi il pomeriggio il ritrovo diciamo per la giostra del Sarapino. Diciamo dov'è è il centro diciamo che inizia con la benedizione che sarebbe la messa, diciamo, dei cavalieri con in cui tutti i figuranti del Sarapino partecipano, a cui i figuranti partecipano, più poi dopo c'è la sfilata, il corteo che inizia verso le 4:30, le 5 per arrivare fino al castello. E dove nel castello si svolge la investitura dei cavalieri. Ogni capitano chiamerà i propri cavalieri e li investirà del ruolo di cavaliere del Sarapino. Con l'ape. Dopo da lì c'è il proseguimento del corteo fino alla piazza e poi ci sarà lo scontro. Se posso aprire una parentesi, sì, perché abbiamo avuto altri ospiti che hanno fatto delle cose in costume. I vostri costumi o i figuranti, sì, diciamo. Sono vestiti con vestiti medievali, ma sono di proprietà, tra virgolette, diciamo, del comitato, sì, della manifestazione, sì, sì, o ognuno ha il suo? Sono di proprietà della manifestazione e sono stati fatti, questo ci teniamo a dirlo, con le nostre mani, nel senso che abbiamo una ragazza di Civitella che li disegna e noi, portandogli la stoffa, li costruisce di sana pianta. Anche questa è una gran cosa. E sono belli, sinceramente sono può essere un buon motivo anche per andare a vedere.
arriviamo. Lo stesso muraccio è stato costruito da noi, l'abbiamo qua il Fabio. Fabio il fagiullino, il custode, il burattino. Il senso che costruisce il burattino. Buono, il senso buono. Tra l'altro, ho sentito alcune donne che ne parlavano anche affascinate. In primis. Allora, e poi finalmente c'è il banchetto della scusate, la giostra del Sarapino alle 18 la sera del 12 giugno. Dopo il Sarapino si finisce in bellezza con un festeggiando nella piazza tutti insieme. Qualcuno vince, quindi bellissimo. A proposito di qualcuno vince, nel librone, e qui faccio tuo librone, chi è che spiego, il librone sarebbe l'Albo d'Oro, perché come abbiamo detto prima esisterebbe anche un glossario del Sarapino che non facciamo in tempo a vuoi dare un accenno, un qualche cosa, librone. No, del glossario, sì, del glossario. Il librone è una delle parole del glossario del Sarapino. Capito, ma perché non siamo nuovi a queste cose, vero Marci? Ecco, tra appunto dicevo è l'Albo d'Oro. Chi è, qual è il rione che in questo momento... Ci sono due rioni in testa, pari merito, San Francesco, abbiamo due cavalieri qua presenti, e Porta Retina, e due lanci a testa, quindi le prime quattro edizioni della nuova era. Voi mi dite che Porta Senese e la torre ancora bocca asciutta. C'è un termine per questo, la E. Alla E, aspettate, fermi che vado. Esimo il rione con meno vittorie. Rido, ma io ora parlo. No, fa bene a ridere. No, sì, lo so. Parlo con Fabio, che ancora ti capisco, perché nelle mie se resiste. Secondo voi perché quest'anno faccio il giullare? Perché almeno ti vuoi un po' estraniare, No, forza torre, bravo. Allora, siamo arrivati alla fine per anche stasera della puntata. Ci siamo dimenticati qualcosa? Volete dire qualcos'altro? Ci sarebbero tante cose da dire, adesso pochissimo tempo, non lo so. Possiamo accennare al Masgalano? Al proprio Masgalano, sì, dai. Ecco, ok. Okay. Il Masgalano, questo l'abbiamo ripreso dal lessico del di Siena questa volta. Attingete ovunque. Esatto, ci attingiamo ovunque. Questo è un new entry degli ultimi due anni. Sì? È semplicemente il premio che viene attribuito al rione più... galante, elegante, quello che si comporta meglio durante la manifestazione, si comporta meglio nel senso che riesce a dare qualcosa in più lustro, esatto, riesce anche a fare qualcosa viene valutato nelle tre giornate comunque, non solo nella sfilata e nella giornata. Certo, ma è stranissimo adesso che Civitella non è lontano da qui, è a distanza di pochi chilometri, è totalmente diversa, praticamente siamo i barbari e vabbè. Confrontando. Tra l'altro, se fai 5 hai fatto un pomodoro, cioè hai preso il pomodoro. Ecco, scusa, che punteggi di solito vengono fatti? Capita di fare 5? Il 4 è il più classico. 4 e 2. Il 4 e 2. Al 5 che succede? Festa. Fai 5. Al 5 si alza le mani. Al 5 fai festa. Pensavo dicesse vinciamo noi. Oh, finalmente ci siamo tolti un problema. Aspetta, di qualcosa. Ecco, ci siamo tolti un problema. Finalmente andremo a voce libera. Bene, la nostra trasmissione con l'invito a partecipare al Sarapino di giugno a Civitella in Val di Chiana con i nostri amici volge al termine. Ringraziamo quindi Marco Balò, Fabio Coradeschi e Daniele Tiezzi che sono stati con noi stasera in rappresentanza. Grazie di averci supportato. Tutta Civitella. A voi. Salutiamo. L'appuntamento sarà sicuramente al Sarapino, questo è fuori di dubbio, certo. Ma anche a venerdì prossimo per quanto riguarda Piazza Alta. Vogliamo ringraziare anche gli appuntamenti. Lo diremo un'altra volta. Curati da Simone One. Seguite la pagina di Facebook, troverete tutto di Piazza Alta. Ma andiamo con la sigla e vi ringraziamo tutti, capito? Bene. Ma funziona così. Era lì, È nella sigla che si ringrazia. Ciao.